Buongiorno. Aspettiamo tutti? Sono molto onorata di essere stata invitata a questo convegno e incredibilmente sono anche un po' imbarazzata, anche se io per mestiere faccio l'artista di strada, per cui di solito mi trovo di fronte al pubblico e non ho grossi problemi. Però per me è un po' strano, perché realmente parlo di lui, parlo di mio figlio, parlo dell'esperienza fatta con lui e non so neanche bene se sono allineata con tutti i principi che ho sentito fino adesso, nel senso che io sono ignorante. No, la mia missione non è fare homeschooling e fra l'altro faccio fatica a parlare inglese perché non lo conosco. La maggior parte delle volte che sento queste cose, ah, noi facciamo, dicono, e poi scopro che io l'ho fatto, che però non lo chiamavo così, insomma. Per cui, non lo so, io faccio il mio mestiere, ho 3 figli, i primi 2 figli hanno fatto un percorso scolastico normale, dall'asilo, scuola elementare, scuole medie e poi le superiori. Una tragedia. No, ma veramente una tragedia. Adesso lo dico con la gioia di vederli comunque che sono ragazzi speciali, uno c'ha 28 anni e l'altra ce n'ha 26. Però realmente mentre eravamo dentro al mondo della scuola ci sono state delle sofferenze incredibili. Io non lo so se è tutto sbagliato. Non mi sentirei di cavalcare la tigre e dire no, buttiamo giù tutto. Io faccio corsi nelle scuole e tengo corsi di teatro e ogni tanto incontro un gruppo di insegnanti fantastici che hanno delle classi stupende. I bambini vanno d'accordo, sono felici, sono veramente, stanno bene. E quando finisce l'anno scolastico sono contenti perché vanno in vacanza, però si mancano fra di loro, si sentono durante l'estate. Ecco, io non lo so, tendenzialmente come essere umano non generalizzo. Io vi parlo di me. Quando io ho cominciato questa esperienza l'ho fatta perché l'ultimo figlio che ho, e si chiama Olmo e adesso ha 14 anni, era un bambino speciale come tutti i nostri figli, molto sensibile e ho fatto una ricerca dove io vivo in Umbria. Ho fatto una ricerca perché penso che uno dei problemi grandi, e poi ho sentito che c'è un direttore didattico anche simpatico, incredibile. Ma davvero? Io quando ho sentito che eri un direttore ho detto No, però ho fatto una ricerca perché penso che una delle grosse problematiche della scuola, una delle tante, è che questi poveracci si trovano con delle classi di 20-25 bambini. A 6 anni, alzo la voce, anche di più, anche 30. Ve lo dico perché io faccio teatro, fare teatro è più divertente. Io 30 bambini non ho nessun problema a tenerli e farli giocare. Ma tutti i giorni è una follia, è una follia. E la maggior parte o hanno il pugno forte, il pugno duro, come si dice, oppure c'è uno sbrago totale e succedono delle cose inimmaginabili. Quando io ho iscritto Olmo, perché io Olmo l'ho iscritto al primo anno di scuola elementare, ho fatto una ricerca e ho cercato una scuolina di paese dove ci fossero pochi bambini, perché ho pensato, vabbè, almeno questo problema non ce l'abbiamo. E in classe con Olmo c'erano altri 8 bambini. Si può fare, si può fare. Proviamoci, ho pensato. L'abbiamo iscritto e quando l'abbiamo iscritto, diciamo che dopo la prima settimana il bambino accusava dei dolori di mal di pancia la mattina presto. E poi quando tornava da scuola no, perché lui era molto solare, giocoso, parlava poco, ci metteva un'oretta per riprendere se stesso. Poi dopo sono cominciati i problemi più grandi perché lui faceva la pipì a letto, cosa che non aveva fatto mai, non mi parlava mai di quello che succedeva. Allora io attraverso le mamme, insomma, ho scoperto che c'era una maestra particolare, che poi ho scoperto che le maestre particolari che fanno delle cose che non devono fare le prendono e le mettono sulle scuole di campagna. Perché no? No? Non è che le mettono a fare la bibliotecaria, no, le mettono sempre con i bambini su una scuola di campagna. Allora noi abbiamo detto non è possibile, non è possibile. E incredibilmente attraverso il computer, che è un attrezzo che io non so usare, ho scoperto che esisteva questa possibilità proprio a livello di Costituzione italiana. Cioè non è detto che ce li dobbiamo mandare a scuola. Poi se non abbiamo gli strumenti oppure se pensiamo che è una formula giusta, la scuola c'è.
però non ce li dobbiamo mandare per forza. Allora abbiamo preso questa grande decisione e l'abbiamo portato via. Aveva frequentato 2 mesi e mezzo, forse 3 mesi di scuola. Il ragazzino, manca a dirvelo, è rinato. Non vi ho premesso che sono umbra e non rinnego il mio accento, non so se ve ne accorgete, poi tanto scivolo, anche se provo a parlare italiano non gliela faccio. Per cui accettatemi come so. E va bene? E praticamente l'abbiamo portato via e da lì è cominciata questa avventura incredibile, con tutte quelle perplessità che ci hanno tutti, non so se voi l'avete già fatto, se pensate di farlo, perché ti senti un po' una mosca bianca in un mondo che va in quella direzione e tu assolutamente tiri fuori tuo figlio, poi neanche te, perché io personalmente di scelte alternative ne ho fatte tante, mie. Però farle fare a lui non è la stessa cosa, perché tu ti assumi una responsabilità che pagherà lui, o almeno questo è quello che pensi. Perché la verità è che tu te l'assumi anche quando ce lo mandi a scuola, quella responsabilità lì. E la paga sempre lui, la paga sempre lui. Per cui, io da vigliacca quale sono, ho pensato, faccio quella meno faticosa, perché la verità poi è che io ce l'ho avuto i 2 figli in una scuola, con tutto il percorso, è che ragazzi, seguire un bambino che va a scuola con le paturnie che hanno gli insegnanti adesso è una follia, è veramente una follia. Io passavo più tempo, e poi io non ho mai fatto i compiti con i miei figli, però anche solo controllare che facevo, ma svegliassi la mattina alle 7 d'inverno con i ragazzini e vestirli, poi come li vesti? Perché i bambini devono essere adeguati, perché se tu vai in giro come noi, come parte di voi che ho visto che siete tutti fricchettoni, no? Cioè non ce lo puoi mandare un bambino vestito strano col vestitino della nonna perché tu ci eri affezionato, non si può fare. Non si può fare. Non ti dico lo zainetto ultima generazione, però una cosa decente, media, gliela devi comprare. E questo rientra nel discorso dei costi. Cioè, c'ha dei costi mandare un figlio a scuola, ma pure io non posso uscire come vado in giro normale per accompagnarla a scuola. Poi ci sono tutta una serie di cose allucinanti. Per cui è veramente la scelta più comoda. Io lo dico a tutte le mamme che mi dicono, mamma mia, deve essere stata una cosa complicatissima, assumersi la responsabilità, fagli l'insegnante. Io, come si dice, no, io ho scialato, nel senso che alla mattina ci si svegliava quando ci si svegliava. No, cioè, ridi, ma è una roba stupenda. Ti svegli, ti alzi, io preparavo la colazione e, perché poi mi piace, fa ogni tanto l'insegnante, allora tutte le mattine si legge per 10 minuti, intanto che io preparo la colazione. Per cui il ragazzino la mattina apriva un fumetto, un libretto, la lista della spesa del giorno prima, non mi interessa perché io sono rigorosa, 10 minuti adesso leggi, e lui leggeva davanti al camino di solito e poi si cominciava da lì. Io ve lo dico, io mi sono divertita tanto, per cui ho colto l'occasione per imparare qualcosina prima, tra tutte le tabelline che penso che per me sono stato un incubo. E ogni mattina preparavo e mi organizzavo e dicevo, vabbè, oggi più o meno facciamo questo. La cosa divertente è che si poteva fare e si poteva non fare. La cosa divertente è che se il ragazzino quella mattina gli viene un'idea, io mi ricordo sempre questa, quante ruote c'ha il carrello dell'aereo? Non lo so quante ruote c'ha il carrello dell'aereo. E io sono partita, infatti, la prima... Come si chiama questa? La LIM? Una roba questa qui? La prima è io non so. Cioè ecco, la mia esperienza non è di un genitore laureato che si è sentito competente e ha detto ce la posso fare, lo posso fare perché sono una persona competente. No, io non so competente assolutamente, io non lo so. L'unica cosa che sapevo è che volendo con un po' di fatica potevo essere l'intermediario tra lui e l'informazione. Ecco, questo lo posso fare, nel senso che un computer lo so accendere, in biblioteca ci so andare, so anche come si trovano i libri e posso anche prendere la macchina e portarti in giro a vedere delle cose. Poi su tutto questo c'è tutta... Io sono una persona molto creativa, per cui tutto questo gliel'ho riversato addosso, non so neanche se lui lo volesse, però tanto l'ho fatto.
E effettivamente io sono qui per dirvi che sono partita da un'ignoranza totale, che l'homeschooling, guarda quanto sono brava, l'ho anche pronunciato bene, Erika è sparita, si può fare, che poi la scuola familiare è uguale, lo potete fare, perché tecnicamente non ci vogliono tantissimi strumenti, voglio dire proprio quelli cognitivi, quelli di conoscenza. Quello che ci vuole è che vi piace stare con i vostri figli, ma proprio vi deve piacere, perché se non vi piace allora diventa una sofferenza, perché voi avete un programma se volete fargli dare gli esami, oppure comunque vi siete posti un traguardo, e se state tutti i giorni lì con sofferenza il ragazzino soffre, e allora mandatelo a scuola, che almeno la colpa è di qualcun altro invece che la vostra. E perciò, tutto per dire che poi alla fine il senso di tutto questo è che io a un certo momento della mia vita, che non ero neanche una ragazzina, perché Olmo c'avevo 35 anni quando c'ho avuto Olmo, ho detto: ma voi vedete che imparo qualcosa, no? E così ho cominciato questa avventura con lui. Una cosa interessante è che non ti serve una laurea, perché questa è l'unica domanda che tuo figlio non ti farà mai. E Olmo qui, guardate che bello, mio figlio. Beh, Olmo qui c'aveva 6 anni e questa era la faccia di quando abbiamo cominciato questa avventura. Lui è proprio, stava proprio bene. E la cosa divertente, adesso vi racconto un po' d'aneddoti, era quello che succedeva quando andavamo in giro, perché in realtà io non ci ho avuto la fortuna, parlavo con una mamma prima, di averci un gruppo intorno, che ho cercato, ma in Umbria devo dire che è veramente difficile, abbiamo fatto poi dei tentativi che magari ve ne parlo. Ma la mia difficoltà è che ero da sola, c'era mio marito, c'era mia figlia grande, però insomma non c'erano altri bambini intorno, no? Per cui lui era un bambino che poi socializzava, perché i bambini che fanno scuola familiare socializzano, e quando si trovavano con gli altri bambini che dicevano: ma tu che scuola fai? Mio figlio svigolava, ve lo dico. E però un giorno, mentre eravamo in una biblioteca, lui stava aprendo un libro, un altro bambino pure, e questo bambino l'ha guardato e gli ha detto: lo sai che io sono il primo in classe a matematica? E lui, che aveva 6 anni, l'ha guardato e gli ha detto: io in tutte le materie. E ho cominciato con lui, e lui è stato il mio maestro, perché poi che succede? Che se tu devi fare qualcosa e non devi incrinare il rapporto madre figlio, perché questa è una cosa terribile, io ho visto della gente che è oppressiva, si mette lì e si mette a fare la maestra, l'insegnante, per cui sto poretto si ritrova l'insegnante che gli dà il bacino della buonanotte, non gli torna mai, è un conflitto di ruoli, no? Per cui, se secondo la mia esperienza, la cosa migliore è fare la mamma, cioè io faccio la mamma, che non so neanche come la faccio, però questo lo posso fare. Poi per quello che riguarda la scuola, dimmi tu. Ve lo do, guarda, come una dritta incredibile. Vi faranno delle domande i bambini allucinanti, difficilissime. Ci vorrebbe una laurea in tutte le materie del mondo. Quando vi fanno quella domanda, voi rispondetegli: tu che ne pensi? Vi meraviglierà, perché loro lo sanno. Io tante volte ho pensato: guardalo che vigliacco, lo sapeva e voleva vedere se lo sapevo anch'io, no? No, invece loro lo sanno, hanno bisogno di una confermetta. Di vedere se sono completamente fuori strada, no? Però in genere quando ti fanno una domanda, qualcosa hanno già maturato. Se tu gli dici: tu che ne pensi? Loro ti espongono la loro idea, se è proprio fuori da ogni logica, magari uno dice: ma io credo che, e io per come sono fatta, io vado a cercare delle persone informate, perché non mi sento assolutamente di essere competente. E poi piano piano si lavora su tutta una serie di cose. Però io vi ho raccolto un po' di foto, prima di tutto perché sono una tipica mamma italiana e mi piace far vedere mio figlio, perché noi facciamo parte di un mondo un po' particolare. Infatti quando Erika diceva, o forse la signora con cui parlavo, perché si esce dagli schemi, no? È come, non so, portarvi un esempio, è come se su una cameretta uno decidesse di spostare la scrivania, dice: no, mio figlio a scuola non ce lo mando, no? Sposto la scrivania. Viene da sé che il letto lo devi girare, l'armadio non ti si apre più, per cui se tu sposti la scrivania automaticamente sposti tutto. E spostare tutto significa che se tu non lo fai, se tu fai una scelta come questa, è chiaro che dietro si porta il lavoro,
i rapporti interpersonali con gli altri, ci puoi mettere tutto quello che ti pare, ma è una scelta grande, è una scelta di consapevolezza che uno dice no, basta, adesso punti i piedi. A me me ne hanno rovinati due, il terzo lo rovino io. Però lo fai. E noi come scelta siamo artisti di strada. E Olmo è vissuto così, scalzo e nudo, in giro per il mondo e ha incontrato un sacco di gente strana. Questo è anche un modo per dire, non sei solo tu creatura, anche il mondo è pieno di gente strana, la mamma, il papà, tua sorella, anche tuo fratello, gli amici, siamo tutti così. E lui ci ha avuto tutto questo periodo bellissimo, quando era piccolino, in cui tutto il mondo era tutto bello, tutto positivo. E questo è fantastico, perché lui costruisce una consapevolezza di sé che è importante, è salda, ma... E per questo dico adesso magari Erika mi caccia via. Io non sono tanto d'accordo con queste scuole, con queste situazioni in cui i bambini sono lontani dalla realtà. Perché ragazzi, alla fine questi vanno a vivere qui, a Riccione. Ieri sera mi sono persa a Riccione, in incubo, tutta sta musica a palla, la gente a 3.000, tutti tirati. La metà già erano ubriachi alle 10, oppure stranieri. Io non ci capivo più niente, ho passato 2 ore prima di trovare sto campeggio ieri. Il mio figlio deve stare qui, è inutile che io gli creo una... Ve lo dico perché prima ho fatto una ricerca, prima di decidere la scuola familiare, e sono andata a vedere quasi tutte le scuole steineriane che ci sono in Italia. Io Steiner lo trovo un genio, ma proprio un genio. Le scuole steineriane, non lo so. Ho conosciuto bambini che hanno fatto tutto il percorso steineriano, bellissimo, guarda, ve lo dico, non so, sicuramente voi siete più intelligenti, ma... C'hanno dei programmi fantastici, dei modi di affrontare le cose stupende. Però poi questi escono da lì e vanno alla scuola superiore geometri. Cioè è un altro mondo, di colpo uno schiaffo in faccia. Di colpo ti trovi di fronte alla realtà, quella cattiva e brutta. Io personalmente credo che non sia sano. Cioè che ci voglia anche che i bambini conoscono anche queste cose che ci stanno nel mondo, se ne facciano un'idea, ci abbiano gli strumenti un domani per affrontarla, poi se lo vogliono fare da rivoluzionari lo faranno da rivoluzionari, ma potrebbe anche essere che non vogliono fargli i rivoluzionari, eh? E poi adesso ci sono una percentuale che non esiste, di solito se il papà e la mamma sono rivoluzionari, i figli hanno già vissuto le loro battaglie. Per cui io personalmente credo che va bene, facciamoli vivere bene, soprattutto amiamoli, ascoltiamoli, però creiamo delle condizioni per cui non siano totalmente disadattati nei confronti della realtà, quella vera, 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 che c'è fuori da casa, dalla famiglia, che deve essere il punto d'appoggio da cui loro partono, da cui spiccano il salto, e deve essere salda. Però poi vanno da un'altra parte, dove noi non ci saremo. E spero che non ci saremo, nel senso che vedo delle persone che stanno addosso ai ragazzini in tutte le fasi. No, ci deve essere un momento che loro devono andare per conto loro. E quando vanno per conto loro, cioè ci devono avere i loro strumenti, non i nostri. Perché i miei strumenti a me mi sono serviti nella mia vita, non nella sua. Olmo ci ha avuto perciò tutta una serie, oh bella, questa è venuta benissimo, vado avanti, tutta una serie di cose che io... anche accettavo e non accettavo. Vi porto anche un altro esempio, questa foto che è bellissima, adesso lui c'ha un taglio un po' così, io l'ho portata per il gesso, perché mio figlio quando frequentava la scuola familiare, la mattina facevamo scuola a casa, il pomeriggio socializzava, come si dice, cioè stava con gli amichetti. Noi gli facevamo fare alcune attività perché lui l'aveva chiesto, faceva karate, l'ha fatto per 6 anni, e poi andava a nuoto, faceva un corso d'inglese perché io sono un caso disperato, e poi andava moltissimo a giocare con gli amici su un quartiere che, dove sto io, è il peggior quartiere dell'Umbria, che l'Umbria però è un posto tranquillo, però quello è il peggio. E in questo gruppo naturalmente lui da piccolo andava con lo skateboard, faceva delle cose. Un giorno si sono buttati da una discesetta così in fondo, guarda cazzo, c'era una buca e si è rotto un braccio, ha sofferto tantissimo, l'abbiamo portato all'ospedale. Quando è tornato nessuno di noi ha fatto la morale, perché secondo me se già ti sei fatto così male, da noi si dice te cedo la ionta. No, non te cedo la ionta, nel senso che già hai sofferto del tuo, va bene così. Però poi 3 giorni dopo l'ho incontrato, perché io in macchina passavo per andare a casa dei miei, e l'ho visto lui col gesso sullo skateboard attaccato a uno con la bicicletta, così.
Allora l'ho fermato perché ho detto no, basta, adesso intervengo. E ho detto ma scusami tanto, ma non hai imparato niente dalla vita tu? Sei caduto, ti sei fatto malissimo, ero io lì con te, ho visto quanto hai sofferto. E lui mi ha guardato e mi ha detto certo che ho imparato. Quando si scende su una discesa bisogna prima controllare se in fondo c'è una buca. Adesso io gli posso dire quello che mi pare. E da mamma avrei voluto che lui evolvesse un pensiero un pochettino più. No, non è quello, rassegnatevi, loro evolvono dei pensieri loro. E sono i pensieri, guardate, che sono proprio quelli che gli serviranno, perché a me mi servono una serie di cose, ma non a lui. Lui per esempio qui non ci è voluto venire, non ci verrà mai a fare una cosa che parla di se stesso, perché non gli è utile. Io so, Scorpione, ascendente Leone, faccio l'attrice, mi dice vieni a parlare, pronti? Perché serve a me, non a lui. Oh, su tutto questo io volevo puntare un attimo il dito sulla serietà dei bambini. Io con Olmo ho imparato che se c'è una cosa seria è quella che secondo noi è una sciocchezza. Così, con la sabbia, 2 ore. Che tu dici, lo porto da uno specialista. Invece no, perché quella è la cosa più seria. Sono degli sperimentatori, degli scienziati. Questa è una cornamusa che ci ha fatto un amico che è un genio, un artista di strada, con una lattina di latte. Beh, lui l'ha suonata per 3 ore e mettendo dei suoni indicibili con quella faccia lì. Però non andava fermato, cioè bisogna che loro sperimentano. Nella scuola familiare è chiara, questo spazio c'è, perché tu ti metti lì, gli proponi un argomento, gli dici 2 cose, gli fai vedere qualcosa e poi va avanti lui, da lì si parte, si fa tutto il resto, è chiaro che c'è tanto spazio. Io lo dico alle mamme quando mi incontrano e mi dicono ah ma che brava, tu sei stata così brava, perché poi Olmo adesso, non so, perché ho scoperto che mi conoscete un sacco di gente, io sono rimasta malissimo. Olmo adesso fa il primo alberghiero, ah sì sì, per cui ha fatto tutto il percorso e poi è entrato nella scuola, anzi ha fatto prima una parentesi in prima media. E lui non c'ha avuto mai nessun problema, anche scolastico, diciamo di competenze voglio dire, no? Cioè non è che gli mancavano le basi della grammatica, di matematica, avendoci avuto un insegnante come me. Per cui per la scuola familiare, ragazzi, se la fate e seguite quello che vi dice il bambino, lui impara tutto quello che deve sapere. Poi io ho scritto, tra i 3 libri che ho letto I ragazzi felici di Summerhill, si pronuncia così? E lui c'ha ragione, nel senso che se tu a un bambino gli dai gli strumenti, lui ne fa quello che vuole e in poco tempo impara. Cioè quello che noi ci abbiamo messo 5 anni per insegnargli l'inglese, ecco io inglese, mi vengono le alopecie quando ci penso, è una cosa che da bambina ci ho avuto un trauma e non ce l'ho fatta mai. L'ho mandato a scuola, dopo scuola, da una madrelingua tanto carina che gli ha insegnato le cose, a lui niente proprio, finché un giorno siamo andati in Grecia. È incredibile, i greci piccoli parlano pure l'inglese. Allora lui dice, orca miseria, come faccio a comunicare per dirgli che 1, 2, 3 partiamo e facciamo una gara fino a laggiù? E veniva, non da me ma da suo padre, e gli diceva, come faccio a dirgli pronti via? E lui glielo diceva, no? E lì, e nel giro di 1 settimana lui ha imparato più di tutto quello che per 3 anni cercavamo di infilargli dentro. Ma perché non gli serviva, non gli interessava? E poi ci sono le attitudini, ci sono bambini. Io insegno nelle scuole. L'altra settimana ho incontrato un bambino di quarta elementare, taurino così, e mi ha detto, io da grande voglio portare il trattore. Ma perché no? Ma perché lui deve fare un corso universitario? Lui da grande vuole portare il trattore, lo vuole fare proprio, lo fa già, gli piace la campagna. Io penso che bisognerebbe rilassarsi un attimo, smettere di pensare che dobbiamo fare tutti la stessa cosa, per cui se non siamo tutti laureati siamo dei perdenti in partenza, e lasciare che i ragazzini fanno quello che gli pare, con serietà, come sanno fare solo loro. Che dirvi? Quella è una sfera che serve al circo, ci salgono sopra gli equilibristi. Io questa l'ho messa per dirvi che secondo me non bisogna essere apprensivi.
perché loro conoscono i propri limiti. Quanto sono piccini, se tu ogni volta li tiri su e li monti sopra una seggiola, li fai sistemare, loro possono cadere da altezze che non gli appartengono. Se li lasci fare e stanno all'altezza loro, quando piano piano imparano, cadono dall'altezza che gli compete. Per cui c'hanno sicurezza di sé. La scuola familiare per me è stato anche questo, cioè non infilargli dentro tutte le informazioni tutte insieme perché è da programma, no, perché quel ragazzino magari, che ne so, in matematica è un genio, gli piace tantissimo, ma in italiano non lo può vedere. Allora un minimo, ma senza esagerare. L'ho messa perché Olmo sopra quella palla ci ha camminato 10 minuti la prima volta che ci è salito. Ecco, questo dovevo capirlo qui, che non gli dovevo dare lo skateboard. Beh, non so perché ce l'ho messa questa, però ve la faccio vedere un po' a mio figlio. Adesso perché ho dei buchi. Oh, no, ma non si vede, vede come questa foto. Aspettate, voglio andare su un altro capitolo. Ecco! No, scherzo. Questo è mio figlio 2-3 anni fa. E naturalmente sa volare su una scopa. Questa la lascio per i bambini scene. Per dire che se fate scuola familiare potrete volare su una scopa. Eh? Guarda, lei già mi crede. Oh, sarò capace? I programmi, le competenze e la sindrome da padre eterno. Di questo ne volevo parlare. La sindrome da padre eterno viene a tutti i genitori. Quando mettono... Ma non è che se vuoi riaccende, che sento? Che ho 50 anni e mi vengono le vampe. Vengono a tutti i genitori quando mettono al mondo il figlio, soprattutto se abitano o stanno vicino ai nonni. Perché tutto quello che fai... No, è come dire, direttamente c'ha un risultato sul figlio, per cui se tuo figlio quando uno lo saluta non saluta, tu sei stato un pessimo educatore perché lui no. Perché mio figlio lo vede che quando io incontro uno gli dico salve, salve. Se poi lui non saluta e se vogliamo dare il maleducato a qualcuno lo diamo a lui, no a me. Non sono, io non sono il padre eterno che quando metto al mondo una creatura, quella creatura diventerà come me. Lo forgio ai miei, anche perché spero che sarà meglio, no? Non lo forgio a mia immagine e somiglianza. Per cui questa è una di quelle cose che anche sulla scuola, secondo me, quando fai scuola familiare ti devi mettere in testa. Nel senso, sì, ci sono da sé. Poi lei per esempio ha messo col, ma se bevo sudo, se sudo bevo, se è una rosa. Quando noi abbiamo cominciato a fare scuola familiare non l'abbiamo fatto come degli eroi, ve lo dico, perché io sento Erika, poi vabbè Erika è bella, è alta, è magra, ha fatto 4 figli, sembra che c'ha 17 anni, parla inglese correttamente, i figli suoi io li sento, sembrano stranieri, ma no, e poi lei dice la rivoluzione, noi siamo il futuro, cioè io non lo so, vi do il mio contributo e vi racconto che ho fatto, però io quando l'ho fatto in maniera vigliacca, quando mi sono accorta che il bambino veramente soffriva e era il terzo, non ne potevo sacrificare un altro, sono andata alla scuola di riferimento, dal direttore gli ho detto guardi io faccio spettacoli nel mondo e mio figlio deve venire con me perché non c'è nessuno che me lo tiene, per cui ci troveremo nella situazione che lo porto una settimana, poi lo levo, poi lo riporto. Non lo posso fare, ce lo manderei tanto volentieri a scuola. Non ce la posso mandare. Ve lo dico perché non c'è niente dell'eroe questo, ho mentito spudoratamente e gli ho detto no, mi dispiace, il preside ha detto purtroppo, che peccato, e senza farmi nessun genere di problema mi ha fatto questa cosa scritta e il bambino me lo so portato via. Poi sempre vigliaccamente, perché non ho imbracciato mai la causa di dire no figliolo adesso andiamo incontro a tutti, no, perché ho pensato metti caso che muoio oppure che di colpo mi arriva un lavoro in un emirato arabo e guadagno un sacco di soldi, potrei anche non averci più tempo, non ce la potrei fare, no? Potrebbe lui dover rientrare a scuola per qualsiasi ragione. Allora io ogni anno scaricavo i programmi ministeriali, me li leggevo e poi durante l'anno con Olmo facevamo i programmi ministeriali. Che voglio, posso spezzare una lancia, direttore? Sono belli. Non sono belli i programmi? Io l'ho trovati molto interessanti, ci stanno delle cose, per esempio, non so se la prossima, ma in prima elementare a italiano c'è stato tutto un pezzo all'inizio che è ascoltare e parlare.
Io ci ho mandato due figli a scuola, ci sono andata a ascoltare e parlare. Cioè non si fa, io non lo so, non si fa. E invece parte da lì, ma è talmente logico, infatti i programmi sono logici. Prima di tutto impariamo a ascoltare, poi impariamo a parlare e poi scriviamo. Tra l'altro i bambini non so i vostri, a mio figlio non gli interessava per niente scrivere, non voleva parlare di sé. A 6 anni un bambino non trova utile, almeno mio figlio sempre, scrivere di sé. Invece gli piaceva molto leggere degli altri, gli piaceva leggere, gli piaceva se gli leggevi delle cose. Per cui diciamo che i programmi di per sé erano semplici. Poi, è andato via il direttore? No. Poi parliamone, qui si parla di leggere, scrivere, fare di conto. Cioè anche volendo star dietro ai programmi, cioè la storia è ieri, oggi e domani. Davanti, dietro, sopra e sotto, stiamo parlando di cose così che un bambino normale che non c'ha problemi già le sa. Per cui io a seguire i programmi fino alla quinta elementare non ci ho avuto nessun problema, e parlo da ignorante, io ho scritto qui nel primo anno, questo poi è un estratto da Educazione Scuola, che dice: nel primo anno di scuola elementare appare necessario perseguire questi obiettivi: capacità da parte del fanciullo di esprimersi oralmente. Quanto ci vuole? No? Noi facevamo, poi oggi facciamo i compiti, va bene, andiamo al cinema, vediamo un cartone, adesso me lo racconti. No? Perché è questo, ce l'hai capito? Di che parlava? Chi no? Ne parli così, ma io credo che lo facciamo, chi segue un po' i figli lo faccia normalmente. E di comunicare in maniera semplice, sempre più io vedi non so legge, sempre più compiuta, su argomenti che gli siano noti e questo è bellissimo, e che gli appaiano interessanti. A scuola gli fanno leggere delle robe che io insegno teatro nelle scuole, tante volte li guardo e dico: ma che gli hai fatto questa poesia? Ma ai bambini gli piace, non gli piace. Io per poter far scrivere Olmo gli dettavo le barzellette, per cui lui scriveva le prime 3 righe e voleva vedere come finiva. Quando arrivava che si era stufato proprio, che non voleva scrivere più, vabbè, se vuoi ci fermiamo, ma come finisce? No, se la scrivi. O gli indovinelli, no? Che tu scrivi l'indovinello e poi lui alla fine, mentre perché questo indovinello lo so, no? Perché se no, se tu gli fai scrivere delle cose noiose, ma come si fa a non annoiarsi? Io ho 50 anni, ma annoio dopo 10 minuti, figuriamoci un bambino di 5-6 anni, no? E a casa si può fare. Capacità di leggere e di scrivere almeno a quel livello strumentale che è indispensabile fase di accesso all'uso pieno e consapevole della lettura e della scrittura. Perché ho, adesso già sudo, perché ho estratto questo? Perché credetemi, io quando tiro giù i programmi ministeriali, dottor, so complicati, cioè so certe parole, io perdo più tempo a trovare sul dizionario che mi volevano di, e magari mi volevano di solamente che doveva leggere alta voce, oppure ci sono delle robe difficili, perché certe volte sembra che la gente voglia complicarsi la vita su cose che sono semplicissime. Forse sono codici che loro l'aiutano, a me mi creano dei problemi. In particolare al termine del primo anno o al massimo nel corso del secondo dovrebbe essere raggiunta la capacità di leggere in maniera scorrevole brevi e facili testi e di formulare il proprio pensiero e comunicarlo per iscritto rispettando le più importanti convenzioni. Questo è il programma d'italiano scritto. Adesso io non lo so, voi più o meno avrete fatto tutte le medie, almeno le superiori, cioè a questo ci si arriva, no? Io dico, prendiamo un passetto per volta, si va là, si guarda. Io gli ho fatto fare i programmi ministeriali, perché alla fine dell'anno lui dava un esamino e poi questo esamino ci dicevano il bambino potrebbe anche andare in seconda elementare perché ha superato questo esame. E l'anno prossimo, se io ho un malore, lui può andare a scuola. Io ho fatto così, però so anche che questo, perché tecnicamente è una... aspettate che trovo un termine diverso da quello che mi viene, è una sciocchezza, no? Ma se può prendere un bambino di 6 anni che non hai mai visto e conosciuto, metterlo seduto con 6 maestre che gli fanno delle domande sul programma, quel ragazzino ha sviluppato a scienze, Olmo era un genio, facevamo 8.000 cose, non so neanche se gli hanno fatto una domanda a scienze, perché poi una delle maestre doveva andare via, per cui... L'esame di per sé è inutile, è uno stress per il ragazzino, è veramente una cosa
Io gliel'ho fatti fare tutti gli anni, però se uno dicesse secondo me bisogna fare una battaglia per togliere gli esami, io la imbraccerei, ma per tutti, proprio per tutti, anche per questi poveretti che stanno dentro le scuole, perché l'esame è un'imbecillità. L'ho detto, vero? Vado avanti, perché poi c'è la parte divertente. La parte divertente è come fai le materie. Noi per esempio abbiamo cominciato con l'alfabeto, e l'alfabeto lo facciamo col corpo, con le mani, lo disegnavamo. E poi una volta, fantastico, qua proprio sulla A, perché noi abbiamo cominciato, abbiamo fatto adesso non ci carichiamo di troppo lavoro, oggi facciamo solo le A. E sono uscita, con lui io abito in campagna, abbiamo fatto un pezzo di strada e ho detto, ma perché la gente scrive? Perché è nata questa esigenza di scrivere? È una cosa naturale che probabilmente è servita all'uomo prima ancora di noi, no? Per cui probabilmente le lettere dell'alfabeto sono dappertutto, gli ho detto. È incredibile, c'erano due pali della luce su un fosso così che formavano una A, io lì 100 punti ho guadagnato. Il figlio mio pensava che io de notte l'avessi messa lì quella A. E da lì in poi una credibilità ci ho avuto riguardo alle letterine dell'alfabeto fantastica. E devo dire che ci ha detto bene, perché poi abbiamo continuato, ecco, la C di cornetto. Cioè, interiorizzare la G mentre te la mangi, secondo me, c'ha il suo fascino. Anche di crosta, però sono momenti difficili. Abbiamo preferito cornetto poi. E poi chiaramente io lavoro, faccio manipolazione, mi piace tenere i materiali dentro casa, c'è un sacco di cose. Alcune letterine, questa era la G per esempio, no? La G come gioco, come gincana, ma anche per me è stato divertente, perché andavo lì tutti i giorni, adesso che possiamo fare? E l'abbiamo fatta con, quella è una garza gessata, l'abbiamo dipinta, alla fine è uscita fuori sta cosa, e di ogni letterina ci avevamo una scatola con su scritto e lì da A tutta, e poi era carino perché poi A, B, che ci si può fare? Abba, gli Abba, ascoltiamo gli Abba, no, A, B, C, Cab, cioè, e montevamo di volta in volta quello che ci avevamo, cioè fai quello che c'hai con quello che c'hai sotto mano. Perché vi faccio vedere questo? Perché Olmo, che è un poeta, non ama scrivere. Non gli è mai piaciuto scrivere, proprio mai. Leggere tanto, ma scrivere mai. Per cui, in prima elementare, quando comunque alla fine agli esami qualcosa gli avrebbero fatto scrivere, mi sono posto il problema della scrittura. Come faccio? E sono passata attraverso degli esperimenti. Il primo è stato, facciamoci usare degli ausili divertenti, no? Andiamo a strappare una piuma da una portapapera e vediamo come scrivevano gli antichi. Non è vero, non gli abbiamo strappata, era già per terra. E abbiamo fatto questo con la penna, oppure gli ho comprato questi attrezzetti che usano dentro gli alimentari per scrivere, no? De tutto abbiamo fatto. Lui comunque non ama scrivere, manco adesso che ha 14 anni. Però abbiamo aggirato un po' il problema, gli ho fatto un corso di disegno con la parte destra del cervello, che se vi capita fatelo, e fatelo fare ai vostri figli, che è una cosa interessante. E alla fine, diciamo, lui ha preso dimestichezza con lo strumento con cui faceva delle cose divertenti, e poi con quello strumento ci si faceva anche questa cosa triste che è scrivere, secondo lui. È stato un lavoro lungo, ecco, infatti vedete questa qui è un'etichetta di quelle che usava per scrivere, perché a un certo momento dice, no, non scrivo, beh, scriviamo con l'etichetta trice, e scriveva questo e facciamo questi esercizi, perché questo in prima elementare si fa grande, piccolo, grande. Ve lo faccio rivedere perché non l'avete capito. Piccolo, grande, non è carino? È bellino. Erano questi i giochi che facevamo. Poi chiaramente io ho una casa in campagna dove nessuno mi dice che cosa posso fare e non posso fare, per cui anche il fuori, questo era un pallottoliere che abbiamo fatto insieme con l'argilla e l'abbiamo montato, e ci facevamo matematica. Questo a proposito della dislessia. Io ho tre figli, eppure io, che ancora non so scrivere manco la S e la Z al posto giusto, credo di essere stata dislessica. I figli miei tutti, penso, in forme lievi. Olmo in modo particolare scriveva il 5 e mi pare il 9 dalla parte sbagliata. Io glielo dicevo, guarda, non va da sta parte, si mette così, si mette così. E mia madre mi diceva, lo vedi, non lo mandi a scuola? E il bambino non capisce manco come si mettono le letterine. Allora, o lo portavo da una logopedista, che ce ne so, a spello 10, non so, tantissimo, oppure ho cominciato a pensare, ma facciamoglieli vedere diversamente. Abbiamo costruito con l'argilla i numeri,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lo 0 in cima che parlava, e poi abbiamo costruito una filastrocca. Adesso io didatticamente non lo so se funziona, probabilmente me la boccerebbe la signora Montessori, però a lui gli servì, perché poi dicevamo che i primi quattro correvano tutti da quell'altra parte, e invece perché gli aveva fatto gli occhietti, la bocca, no? Invece il 5 e il 6 andavano di là, e il 7 era quello che diceva, no, io non vado dove vanno tutti, voglio andare di là un'altra volta. L'8 e il 9 addirittura se ne stavano, e c'era tutta una storia in cui ognuno era un personaggio. E da lì lui, adesso non me lo vendo col copyright, però non ha sbagliato più i numeri. Perché l'ha fatti? Ma ci vuole, secondo me, un po' di buonsenso, cioè di fargli capire ai bambini, quando hanno una difficoltà oggettiva, che cosa possono farci. Questo invece l'ho rubato a Steiner, è molto bello, per imparare geometricamente le tabelline. Si mette un filo e ogni volta che fa la tabellina, adesso lui non so se sta facendo quella del 4, ok? Viene una forma geometrica, vengono stelle, rombi, molto belli. Io l'ho fatto sulla parete, ma nelle scuole steineriane le fanno su delle tavolette con dei chiodi, vedete? Sotto si formano delle stelle. Questo per dire che tipo, io mi sono inventata un sacco di cose, madonna, con sta telecamera, adesso tutta sudata. Dove l'ho mandato questo video? Per dire che poi ti inventi quello che ti pare. È chiaro che in una classe c'è difficoltà, segui un bambino che ha un problema specifico, proprio quello, perché ce n'hai in altri 27 che invece magari hanno bisogno di andare avanti. Io ho conosciuto tante maestre, alcune veramente deprecabili, altre invece che in buona volontà hanno delle difficoltà oggettive, no? Perché comunque sono tanti bambini. Nel caso della scuola familiare è chiaro che io per insegnargli una cosa, anzi lui per imparare una cosa non necessariamente da me, ci metteva di meno, e se c'aveva una difficoltà lì ci si tornava. Le tabelline su quella scala che avete visto prima, su ogni alzata c'era 2x2, 2x3, 2x4, 2x5. Quando facevamo le tabelline lui saliva e faceva 2x3, 6, 2x4, 8, 2x5. Non vado avanti perché sennò mi sbaglio. Scienze, l'abbiamo fatto con un sacco di esperimenti, che fra l'altro apposta dicevo, poi alla fine mi è servito forse anche più a me, perché io adesso faccio degli spettacoli scientifici per i bambini. Ho imparato un sacco di cose incredibili, ci sono delle cose che si possono sperimentare, divertentissime, che sfiorano quasi la magia. E poi geografia io la odiavo, perché da bambina mi hanno fatto imparare tutta a memoria i fiumi, i laghi, che naturalmente ho rimosso immediatamente dopo l'interrogazione. Invece Olmo a geografia ha fatto una cosa secondo me carina. Prima di tutto abbiamo capito qual era il nord, il sud, l'est e l'ovest. Come? Una mattina mentre dormiva l'ho preso, l'ho portato fuori e ci siamo seduti su una poltrona, come sta lui che è un papà bellissimo che ha due bambini, che la coccola, e ci siamo seduti a guardare il sorgere del sole. E lì è successa una cosa magica che naturalmente io da grande ignorante non sapevo, ma che mi ha fatto notare mio figlio, è che sentivamo tutti i richiami degli uccellini notturni, e poi c'è stato uno stop, una manciata di secondi, quando sorgeva il sole, non cantava più nessuno, e poi si è dato il cambio, gli uccellini, quelli diurni, hanno cominciato a cantare. Bellissimo! Ci è rimasto talmente tanto impresso che era lì, eravamo seduti lì, quella era la direzione da cui sorgeva il sole, e si chiamava est, senza stare a far subito la rosa dei venti, est, no, solo questo abbiamo imparato quella mattina. Abbiamo imparato che lì sorgeva il sole, che gli uccellini cantavano. Da lì abbiamo cominciato a evolvere tutta una serie di cose, tipo le mappe. Se fa una mappa dell'appartamento, se nasconde la merendina e se mette la croce dove è nascosta, e allora era una caccia al tesoro. Oh, ah, è ora di merenda, purtroppo, però guarda, c'ho una mappa se la trovi. Da lì siamo passati al giardino fuori. Io abito in campagna, abbiamo degli alberi, ogni albero c'aveva il suo nome, per cui lui poi, ma dove? Sotto il salice, sotto il pino, e non te lo posso dire, c'hai la mappa, e via, che andava a fare colazione fuori. E poi da lì, siccome c'è questo strumento bellissimo, Google Maps, come? Google Maps. E facevamo le mappe, ecco, io abito qui, facevamo le mappe e io nascondevo, qui c'è un po' di follia, nascondevo la merenda comunque la mattina, e lui partiva in bicicletta o a piedi e andava a prendere la merenda. Dove stava?
Da lì abbiamo poi fatto un sacco di esperimenti. Si partiva e c'aveva la mappa. Devi camminare 50 passi a est, girare a sud e camminare. Così, sempre più complicato. Olmo c'ha un senso dell'orientamento incredibile, veramente incredibile. E su questo, non so se ce l'ho messo un'altra, no. Aspetta, allora torniamo qui. E su questo poi abbiamo cominciato a lavorare semplicemente dicendo guardate intorno. Perché i bambini deducono e lo vedono. Dove siamo? In campagna. Secondo te questa gente qui che lavoro fa? Il contadino. Però lì c'è stato un allevamento di pecore e lì è stato molto divertente. Tutto questo è stato estremamente divertente e alla fine abbiamo raggiunto gli stessi risultati che richiedevano i programmi ministeriali, solo che a noi non ci sembrava vero, nel senso che alla fine è stato tutto un gioco, una cosa creativa per arrivare a queste scienze. Lì sotto su questo astuccio c'è una candelina e il calore fa girare questa ventolina. Guarda, lui c'ha la faccia proprio di santo cielo. Questa era la mappa di casa, non so dove gli avessi nascosto la merenda. E questo ci era piaciuto tanto, non è nei programmi, però ci piaceva. E lui si è sdraiato, io gli ho fatto il contorno e poi lui si è colorato tutto e ha detto io sono un'isola. E allora ha cominciato a dire, vabbè, l'acqua da dove mi esce? Le sorgenti ce l'ho sugli occhi, d'inverno un po' anche sul naso, anche sulla bocca. E poi secondo lui, in questa sua teoria, quest'acqua scivolava dietro il collo perché d'estate si trovava sempre umido qua dietro, per cui ci doveva essere un defluido da quella parte. E poi anche qui, come potete notare, c'è umidità. E poi ha fatto tutte le montagne, i prati, e questo ce l'abbiamo ancora attaccato su da qualche parte perché ci divertimmo tanto. Abbiamo fatto musica, questo devo dire che l'ha curato Aurora, che è mia figlia, e abbiamo fatto esperienze come queste. Certo, bisogna avere la disponibilità di dire sì, possiamo sporcare tutto il muro. Mio marito non era contento. Ci siamo separati 3 anni fa, infatti, perché... Però questa è stata una cosa molto carina, perché a ogni ora avevamo messo un perno sul muro e a ogni ora suonava la sveglia, il compito di quel giorno era quello. E andavamo lì e segnavamo che ora era. E poi è stato interessante, perché poi invece è cambiata stagione e non era più vero. E per cui si è andata a cercare il perché, si va sul libro a quel punto dallo specialista, da quello che sa, e ci si informa, perché la mamma non lo sa. Naturalmente tutto quello che riguarda la crescita, noi abbiamo fatto l'orto, lui ha scoperto quanto tempo ci metteva quella carota che gli piaceva tanto a crescere, sono esperienze fatte personalmente, ha potuto mangiare la roba che coltivava lui e poi questa è diventata una pratica che facciamo normalmente. Questa è carina perché è la puzza, perché tra le cose da fare c'erano anche i 5 sensi e noi abbiamo fatto una cosa carina, abbiamo messo tutte le cose che odoravano dentro le bottiglie, però lui non poteva sapere che c'era dentro, lo doveva sentire solo l'odore e mi doveva scrivere no che c'era dentro, ma che sensazione gli procurava. Adesso, qui secondo lui, qui ci sarà stata la salvia, in cima a un albero c'è scritto, lì notte con una pantera. Non so se ve lo leggo questo. Merda di bufalo e paradiso. Dice che c'è, chi ci ha messo mamma lì dentro queste cose? E poi ci abbiamo scritto una poesia degli odori, però tutta fatta a collage, perché lui fondamentalmente non scriveva o non amava scrivere. Poi abbiamo fatto esercizi anche sui sapori, per cui gli facevo sentire dei sapori. Fondamentalmente è questo. Se tu fai scuola familiare, studi quando vuoi, dove vuoi e con quello che c'hai, perché ogni giorno ti succede sempre qualcosa che ti porta a mettere in pratica quello che hai imparato o a imparare qualcosa di nuovo dalla vita che ti circonda. Io spesso leggo delle cose che scrive Erika e effettivamente è così, cioè come si può chiudere l'educazione e la cultura dentro 6 ore con la campanella? Ma no, è tutto. Magari tu hai cercato di spiegargli un concetto e non hai trovato le parole giuste, poi ti trovi nel mondo e ti offre proprio l'occasione per dire, ah ecco, era questo, vedi? Questa cosa qui succede così. Perché il mondo è il posto migliore dove imparare, la gente. Poi io non so, perché adesso vi dico la verità, non mi ricordo più che ci ho messo. Questa è la sorella di Olmo, Aurora, che ci ha aiutato tanto. E questi sono gli strumenti, adesso il computer. Questo è bellissimo perché questo è il cane di Olmo. E da quella volta che gli facevo leggere 10 minuti, poi è successo che a Olmo gli è piaciuto tanto leggere e diventava mezz'ora, un'ora. Olmo penso che ha letto non so quanto. E il cane doveva aspettare che lui smettesse di leggere per giocare con lui. Per cui se ne stava sdraiato, povera bestia, per delle ore aspettando che Olmo finiva di leggere.
Questa è un'altra cosa che non ci ho avuto bisogno di fare con lui, invece ci ho avuto bisogno di fare con i miei figli che andavano a scuola. Il piacere della lettura, secondo me, parte dal fatto che tu gli leggi qualcosa. No? Io ho sempre letto ai miei figli, anche a quelli che andavano a scuola, però per qualche ragione che non vi so dire, loro non avevano poi questa passione nel leggere, perché poi dovevano fare un sacco di cose, andavano a scuola, il pomeriggio i compiti, per cui la lettura diventava una cosa che si faceva occasionalmente. Per Olmo non è stato così. Io con i figli miei all'inizio leggevo e lasciavo il libro e loro per curiosità finivano, no? A Olmo non c'è stato bisogno di dirgli niente. Gli leggevamo e lui quasi naturalmente ha imparato a leggere da solo per sapere che c'era scritto sui libri. Ecco, qui noi abbiamo fatto esperienze anche didattiche di un certo livello, e questo è già quando è più grande, naturalmente sempre col suo cane, naturalmente ve lo faccio notare perché lo so, coi calzetti sbagliati, gliel'ho detto. Ma lui spesso, quando doveva poi scrivere qualcosa, qui già faceva la seconda media, lui spesso andava fuori a scrivere, in cima a un albero, dove te capita, tu, io vado a fare spettacoli in giro per l'Italia, ci troviamo su una piazza bellissima e scrivi lì, c'è un altro respiro, io lo trovo, insomma, bello. E poi ecco, adesso vi parlo un attimo della socializzazione, io lo parlo come un'esperienza mia, quando i figli miei andavano a scuola, socializzavano dalle 7:40 alle 8 perché prendevano l'autobus, poi entravano, socializzavano dalle 10 alle 10:15, penso che sia l'orario della ricreazione, e poi quando uscivano perché loro prendevano l'autobus. I bambini che venivano presi dai genitori socializzavano di meno, questo diciamo nella parte della scuola. Poi il pomeriggio, quando dopo che hai fatto i compiti puoi andare a fare delle cose. Olmo alla mattina stava con me, spesso veniva con me e col padre, con la sorella a fare delle cose, per cui incontrava degli adulti, perché poi ragazzi la socializzazione del bambino non è solo con i bambini, cioè mio figlio parla con gli adulti alla pari perché è cresciuto anche con gli adulti, non c'è bisogno che sta sempre con i ragazzini dell'età sua, a parte questa cosa della fascia d'età che i bambini di 7 anni frequentano solo i bambini di 7 anni, la trovo un'assurdità personalmente, però non c'è avuto mai nessun problema. È vero anche che il pomeriggio è chiaro che da bravo genitore homeschooling te preoccupi anche che il figlio tuo, ma tutti lo dovrebbero fare, sia con altri, non è che te lo tieni tutta la giornata a casa e te lo coccoli mio, no? Lo porti fuori quando non ce la fai. Noi questo per esempio è una giornata in cui con altri bambini si faceva una lezione di disegno, se sta con altri, ma non solamente a fare le lezioni, perché secondo me quello che manca ai bambini d'oggi è di stare per conto proprio senza un tutore con altri bambini. Io che faccio anche laboratori nelle scuole vedo bambini alti così, ignorantissimi, che pigliano a calci un sacramento così grosso. Come è possibile? Significa che c'è sempre stato qualcuno che al sacramento gli ha detto non gli menà che è piccolo, perché se lui si fosse incontrato una volta fuori da solo senza adulti con questo grosso e gli avesse dato un calcio ci avrebbe preso una sberla e avrebbe capito che quelli grossi sono più forti. Questo bambino non ce l'ha sto collegamento, io lo trovo grave, perché poi da grande fa delle cose che stanno fuori dal mondo. Io vedo dei bambini che fanno delle cose fuori dal mondo perché non lo sperimentano personalmente. Non è che voglio dire che bisogna prenderli a schiaffi, anzi penso che è di una tristezza totale per te proprio se dai uno schiaffo a un bambino. Io dico che un bambino si deve confrontare con le cose e sono le cose del mondo, non li dobbiamo. Io sono contrario a tenerli fuori dal mondo, in un mondo ideale, bellissimo, dove c'è la mamma che ti vuole bene, il papà, i nonni, gli zii, tutti gli amichetti tuoi che sono stati scelti dai tuoi genitori. No, deve andare sul mondo e incontrarsi con tutti, perché domani starà lì. Adesso io apro un capitolo, non so se vi interessa, sull'alimentazione. Io personalmente sono vegetariana da 15 anni e ve lo dico anche per sfatare il mito che i vegetariani sono magri. Non è vero. Mia figlia maggiore, che attualmente vive con me, è una fissata degli alimenti sani, per cui non si comprano le cose che chi l'ha prodotto alimenta la guerra, se ci sono degli additivi. Io non vado più a fare la spesa perché è un impegno troppo grosso. E mio figlio Olmo mangia la carne e ve lo dico così col dolore nel cuore. Ieri hanno fatto il pranzo di fine anno e sono andati da McDonald's. No, voi ci ridete, però tu torni a casa e senti
l'intestino suo che soffre, no? Però c'è un momento che ti devi fermare e dire, va bene, io ho fatto tutto quello che si deve fare, e tutto quello che si deve fare non è quello che gli dici, ma è quello che fai tu nella vita tua. Cioè, io evito di mangiare quello perché so che quello viene da quella cosa. Io non mangio quello perché quello a me mi fa male, non lo posso mangiare. E tu l'hai informati, ma non l'hai informati nel senso che poi te devono ripetere a memoria quello che gli hai detto, l'hai informati perché lo sappiano. Poi è importante, gente, che loro prendano le loro decisioni, perché con noi ci staranno per 10 anni, poi ne camperanno 80, 90 da soli. Se non maturano scelte personali corrette, è inutile che tu hai fatto un lavoretto. Adesso vi racconto un esempio triste di un'amica carissima vegana che è venuta a casa mia con un bambino che non ha mai mangiato zucchero in vita sua. Bravi, lo zucchero è una droga. Ma un bambino di 8 anni, se non ha mai assaggiato una caramella, c'ha un problema. Lui ce l'ha. Perché arriva lì e quando è capitato, Parastella, il giorno dopo della Befana. Ora, io ho dei nonni che non si possono controllare, lo dico. Cioè, gli regalano delle robe che tu dici, ma no, ma mica si mangia quello. E allora, questo bambino è venuto a casa mia e la prima cosa che ha fatto, ha indicato sto piatto de porcate e gli ha detto alla mamma, mamma, quelli sono tutti i cibi spazzatura che non si devono mangiare. E la mamma, sì, è vero. Dico, sì, è vero, gli ho detto anch'io. Lo sa anch'io. Però a casa nostra succede questa cosa e qualche volta li mangiamo. Dopodiché abbiamo parlato di un sacco di cose, sono andati via e il bambino si è fregato un cioccolatino e se l'è messo in tasca. Perché devi mettere un bambino in condizione di fare un gesto così? Perché? È vero, questo bambino è sano, sicuramente più sano di tutti i bambini che mangiano le porcherie, indubbiamente. Ma non ha costruito una consapevolezza di questa cosa, no? Non c'è manco il termine di paragone. Come fa? Poi tanto nella vita, non so voi, ma è un continuo, quello che è buono se fa male. Cioè, se non ci cominci a lavorare quando sei piccolo seriamente, va a finire che te sbraghi quando c'hai 10 anni, perché poi questi quando arrivano a 16 anni vanno alle superiori. No, si può fare homeschooling anche alle superiori, eh? Anche all'università si può fare. A casa, la fai. Non lo so, io non lo so, penso che comunque c'è un momento che c'è un fuori. C'è un fuori e in quel fuori comunque gli altri fanno. Io ho parlato ultimamente con un maestro fantastico che diceva il problema qual è? Che se i nostri ragazzini seguono quello che gli diciamo noi, sono dei disadattati. Se tu a un bambino dici ci si comporta così, si fa così, questo è giusto, questo è sbagliato, quando arriva nel mondo lui non è adatto a questo mondo. È andato di fatto. Allora, la consapevolezza di chi è educatore è, io però non posso dirgli di fare qualcos'altro. A me mi compete di dire quello che ritengo che sia giusto, di fare quello che ritengo che sia giusto, ma a loro gli compete di fare la strada loro. E può essere anche una strada che non ti convince, come il gesto di Olmo. A me mi dovete fermare, eh? Ecco, queste sono delle foto che ho messo sulla socialità. Io ce l'ho messa perché Olmo è veramente un bambino tanto socievole, però lui è, adesso così per fare la piccola fricchettona, è scorpione ascendente gemelli, e questo secondo me gli può fare, va d'accordo con tutti, ha fatto anche calcio, io non ero d'accordo naturalmente, però quando lui ha detto, il papà gli ha detto che cosa vuoi fare quest'anno di sport, e lui ha detto calcio, è andato. Ha fatto calcio 2 anni, poi ha smesso. Karate l'ha fatto per 6 anni, era una cosa che gli somigliava di più. Secondo me non vanno fermati, lo sperimenta, impara. E eccolo qua, questo è Olmo nella sua classe di disadattati, io li vorrei far conoscere tutti. Sono dei ragazzini stupendi, tutti disadattati, compresi Olmo alla fine. E lui adesso c'ha un sacco di amici, di amiche, naturalmente questa è l'epoca anche delle ragazze, no? Eccolo lassù, come Eminem. È un bambino sereno, è tranquillo. Io sono andata ai colloqui, i primi colloqui di quest'anno, e l'insegnante mi ha detto, suo figlio è un ragazzino eccezionale, e lo porto sempre come esempio. Perché veramente con lui la scuola ha fatto un buon lavoro. L'insegnante di italiano me l'ha detto. E lì ho scoperto che mio figlio non ha detto a nessuno che ha fatto la scuola familiare. E non sapevo che fa.
perché Savoretta c'ha veramente una classe disgraziata, e lei lo diceva col cuore, capito? E io ho detto: guarda, io non so come dirtelo, ma Olmo scuola non c'è andato. E lei ha detto: ma comunque un bellissimo lavoro, dice, però che peccato, no? Non c'ho più questo appiglietto per poter dire no, ma in alcuni casi. Perché in realtà quello che è vero è che poi ognuno è fatto a sé. Io ho visto bambini che hanno fatto percorsi normali, dall'asilo alla scuola superiore, e sono usciti sani, belli, con una capacità di discernere. Cioè, non è tutto così, eh? Però certo che un sacco di cose nella scuola non funzionano. Io, quando lei diceva bisogna lavorarci da dentro, faccio tanti applausi a lui, che è una persona illuminata e che comunque ci sta lavorando da dentro. È tanto grande come struttura, è difficile cambiare una cosa così grande. È più facile, per questo io dico, io non mi sento un eroe. Io sono italiana, capito, che ho scelto la strada anche più facile. Io intanto cambio la situazione del mio figlio e poi vediamo. Magari questo, piano piano, con situazioni come queste, cambierà il mondo, no? E sono qui non per dire, adesso dico questa cosa così, Erika non mi parla più, non per dire tutti i bambini devono fare scuola familiare, io non so se è la risposta giusta, perché comunque se i bambini stanno insieme in una situazione didattica è una cosa molto molto positiva. Io sono qui perché ci tengo che la gente sappia che volendo c'è un'alternativa, si può fare.